Uno dei dati più eclatanti che possiamo vedere in questo momento di questa politica, veramente che si basa sul nulla se non sul mero solito populismo di dare la colpa all'ultimo arrivato, cosa che peraltro è stata fatta per decenni nei confronti di quelle stesse persone che adesso si scagliano contro gli immigrati del Nord Africa o dell'Africa in generale. Penso che un dato ulteriore per scendere in piazza quel giorno lì fosse proprio anche l'alleanza di Salvini e della Lega Nord con chi si definisce fascista del terzo millennio come Casa Pound, come chi ripropone ancora al giorno d'oggi ideali che per 20 anni hanno messo in ginocchio questo paese, non solo da un punto di vista economico-sociale, ma anche da un punto di vista proprio culturale e di capacità delle persone di stare insieme. Io personalmente ho preso parte in prima persona al corteo che ha provato ad avvicinarsi il più possibile, ha provato il più possibile ad avvicinarsi per contestare quelle che sono appunto le idee di Salvini e sicuramente in qualche modo abbiamo scontato anche questa determinazione. Nel mio caso particolare venendo fermato proprio durante le cariche delle forze dell'ordine e poi successivamente arrestato, abbiamo scontato quella che era la nostra determinazione e la nostra tenacia. Sicuramente penso che in un momento come questo in particolare non basti avere delle opinioni politiche, sociali, non basti dire io non sono d'accordo, io mi oppongo. In questo momento storico in particolare occorre opporsi, occorre fare, occorre non fermarsi a quella che è l'opinione, come spesso invece è il rischio che fanno tante componenti di quella che si definisce la sinistra di oggigiorno, se vogliamo. In particolare poi nel tema dell'antifascismo, nel tema dell'antirazzismo. Io quel giorno in particolare ho scontato il fatto di passare dall'opinione ai fatti e non solo io, come tanti fanno ultimamente in questo paese. Detto ciò, ovviamente io non auguro a nessuno di passare l'esperienza che ho avuto io, non l'auguro a nessuno, non voglio ripeterla, non penso che sia una stella al valore, né tantomeno penso che bisogni per forza arrivare a questo punto, a quel punto lì. D'altro canto però una cosa che bisogna mettere in conto, è una cosa che bisogna in qualche modo considerare, tenere presente, è che se succede, come, esattamente come in piazza, andiamo a dire quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri ideali a testa alta, esattamente allo stesso modo bisogna affrontare quella che è un'esperienza di quel tipo lì e quindi senza preoccuparsi, sapendo oltretutto, ricordandosi sempre, non solo nei momenti magari un pochino più di difficoltà personale, ma anche poi sentendo quella che è la reale solidarietà che ti viene espressa anche da fuori. Il fatto di non sentirsi mai solo neanche in quel momento lì sicuramente aiuta ad affrontare quell'esperienza in modo, per quanto sia possibile, sereno e determinato.